Alba Chiara, racconto di una generazione, è presentato da W910 Walkman Phone, da Sony Ericsson. Stasera pianto e disco. Noi siamo più sulla disco. Benvenuti sul set. Stiamo aspettando l'Andrea che ci viene a prendere sotto casa. È lei? Non è lei. Grazie, regali, che bello. Limone, grazie. Mi vedono magari che aspetto qui fuori perché ho dimenticato le chiavi oppure sono in ritardo, robe varie. Mi arrivano, mi portano gli aranci, mi portano il tè, zuccheri di sì. A farsi guardare. Oppure dirò, non è difficile arrivare a quello lì. Sbagliano tutti. Alza sempre la voce. Buongiorno. Sempre tutto lei. E anche quando c'è torto non lo ammette mai. Ma non hai preso freddo ieri? Un po'. Io sono arrivata a casa e mi sono riempita la vasca e ho tolto il giubbotto solo quando era piena. No, no, sì, c'è proprio i crampi alle cosce che... No, no, scherzo, è un gran freddo. Io mi immagino quando faranno la scena che io sono siamo tutte per terra fuori, che collasso. Ma sei vestita uguale? Che sono raccordi di discoteca. Ieri mi sono mancati i nostri ragazzi, perché alla fine la presenza dei maschi fa... Sarà che sono giovani, quindi comunque non stanno lì a guardarci i culi quando ci cambiamo, per dire. Sono molto carini, Fabrizio e Andrea, e ci si ride. Non si impegna abbastanza, la testa non la perde mai. Magari non sei una bella ragazza, scherzano, ridono, non ti mettono da parte. Ci sono quelli che se non sei figa, se non sei bella, se non sei qualcuno, ti mettono da parte, non ti cadono palle, capito? Ne trovi mille in un giorno che vengono a leccarti il culo solo perché o perché ti trovano figa o perché... Ti faccio un esempio semplice, quando sono arrivata in Italia, che non, cioè, faccio la donna delle pulizie praticamente ufficialmente, non mi si cagava nessuno. Tipo faccio la pubblicità per i vestiti, chiedevo posso avere il maglione, me lo posso comprare? No, 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 sì, quel campionario. Neanche un anno dopo che già cominciavo a lavorare in TV, me lo venivano a spedire, a dare in mano, dai indossalo, te lo regaliamo. E sta cosa dei ragazzi è vero che quando sei figa tra virgolette, o comunque in Italia è così, basta essere un minimo scopabile e ti stanno dietro. La polizia, ma dai, dice la zia. E infatti in questo momento ho conosciuto un ragazzo che lo vedo ogni tanto, lo frequento ogni tanto, ma non mi ritengo fidanzata. Anche perché è una parola che non serve a un cazzo. Cioè preferisco uscire con lui e comunque essere corretta nei suoi confronti piuttosto che dire sì, sono fidanzata e poi farla troendi. E le piace anche poco. L'uomo ideale deve sapermi accettare proprio quello che sono. Quindi non esiste. Il mio uomo ideale non fuma, non si droga, non beve, non mette le corna e non esiste. Non ci siamo. Oggi c'è il sole, quindi siamo solari anche noi. Però ovviamente la cosa divertente è che quando c'è il sole giriamo in interni e quando c'è un freddo incredibile giriamo in esterni notte. Cioè io non ho fatto neanche un'intervista. No, è che più che altro, ho capito, dicono che nel film c'è Ducre, Degan e te, che Ducre voglio dire. Alba Chiara al cinema, ci sarà un film dal titolo Alba Chiara come la canzone di Vasco Rossi. E lui nel produttore. Le riprese sono già cominciate dalla parte. No, parte di scherzi. Protagonisti Daniel Ducre. Vabbè, via radio dicono che sarà la storia di come è nata la canzone Alba Chiara.
che Vasco produce, cioè vabbè, si inventano di tutto. Sono gli occhiali. Bella crisetta. Comunque l'importante è non fermarsi mai. Sono cose naturali, sono alti e bassi, è normale che hai delle crisi, è normale, lavori con le emozioni, è normale. Cioè non puoi non averne, se non ne hai sei una macchina. Volevo che i miei personaggi avessero la stessa identica anima dei ragazzi d'oggi, di quelli che appartengono alla generazione K. E quindi Laura, Francesca e anche Aura un po', sono molto vicini ai miei personaggi perché loro vivono come i miei personaggi, senza ovviamente e eccedere negli eccessi che invece i miei personaggi vivono. Io sto facendo un film. Uscire da un personaggio non è facile, infatti io ieri ho fatto sì una scena un po' pesante. Però sì, ok, è un gioco, è finzione, quello che vuoi, però poi arrivi a casa e ne risenti di tutta la giornata e della brutta scena che comunque sono andata a girare e quindi ti senti un po' il mondo che ti schiaccia, il mondo addosso e quindi ti ritrovi magari a sentirti un po' giù. Un po' di fame. Non solo che dai 9 che stiamo qua. Dai 10. Poi il problema è che adesso lui ha fame non ragiona. Quando ha fame non ragiona. Mia moglie è una santa. Dice beato te, la mia ancora è viva. Buongiorno. Perché? Perché? Un po' di... Le pompe? Mi sento... è sempre colpa delle pompe, o non è sento? Beh, allora, what is the problem? Ma... Se sono detto un po' vuota, che tu finirò presto. Presto? Magari presto, bravo! Un mese? Un mese ancora. No, sono già sparita proprio morta. Cioè... È andato tutto bene, ero venuto a casa di Aura tranquillamente. Sì, perché poi mi ha chiesto, ti prego rimani. E ho detto, Polly, se tanto devo essere per almeno per un orario normale, così mi vengono a me a prendere l'Andrea sotto casa. Mi sono svegliata contenta, ho dormito anche abbastanza, ero contenta. Non so perché, sono tornata a casa, mi è crollato un po' il mondo addosso. Non ti so spiegare. Perché forse sai cos'è, hai scaricato anche un po' la tensione che avevi. Può essere. Perché ieri è stata una scena per te abbastanza pesante. Di conseguenza arrivi a essere, anche a me capita quando ci sono scene toste, che poi ti sfoghi in questo modo. Cioè semplicemente uno scaricamento di tensione, non pensare alla fine del film, perché comunque fra... Sei dura, capito? Buongiorno mia, ti porto sul comodino. Oggi cominciamo a girare in discoteca. Fabi Pigi, quindi io non ho mai il camerino. Cioè ogni giorno io dovrei avere il camerino. Il camerino viene dato agli attori. Ma com'è che ogni giorno c'è la sorpresa e da poco non c'è più il mio camerino? Ogni giorno comincia a fare affari figli. Perché ci sono tanti attori. Ma anche gli attori secondari, anche le comparse. Non lo decido io questo. Chi lo decide?
No, perché anche le comparse adesso cominciano a prendere. Io per questo sì, allora. Il mio posto. Scusate, buongiorno. Ciao Stefano. Chi decide i camerini? C'è una persona che decide i camerini? Sì, li abbiamo deciso noi. Devo fare un sacco di cose. Va bene, ok. Ma adesso dove vado? Dentro lì? No, no, ci vado io. Ecco, un aiuto regista. Quella che sta dalla sua parte. Voilà. Ti piace? Un aiuto regista ha messo titolo regia. Bravo. Ecco cosa serve. Posso rivedere per prima? Ci hanno detto niente. L'unica cosa che sappiamo è dove è il bagno e dove è il camerino, quindi abbiamo anche freddo. In furgone la sceneggiatura. Inutile che mi dica. Devo vedere cosa stiamo per fare. Roba da bere. Abbiamo un dettaglio delle pastiglie che loro prendono, quindi ho le bottiglie obbligate dell'altra volta, ne do qualcun'altra. Allora, teniamoci pronti, Jack, adesso ti do tutta la roba che diamo da bere. Ma sì, dai, così non ti faccio fare un giro. Scusa, hai uno barra con cubetti di ghiaccio? Cubetti di ghiaccio? No, cioè non ci sono. No, qui non ci sono, ti chiederò al bar. Vogliamo cominciare a distribuire da ora? C'è acqua, limone finto, bicchiere finto, cannuccia finta. No, c'è acqua. Dovrei entrare? La mia scena è molto piccolina, sto dietro al balcone e dovrei portare da bere al DJ. C'è quella ragazza che vuole, e lei è la barista, detto che sei innamorata di me. Sì, non so dove è la sua postazione, se non sbaglio è dall'altra parte. Il bar sarà inquadrato domani, per cui oggi qua non si vede. Ce n'è un altro, però che si... chiediamolo, eh. Mi ha visto il regista, sì, e mi ha chiesto vieni a fare il provino. Manco. L'ho fatto e sono passato. È la prima volta che vado sul set. Sì, vado in discoteca spesso, soprattutto ultimamente. Che faccio università, quindi ho un programma ben stabilito, con le mie amiche mi diverto. Ma è acqua, insomma. No, è roba finta per in mano durante le riprese, ma non è da bere, io non la berrei al posto tuo. Ok. Cominciamo a girare.
alle nostre 4-5 ragazze che quando parlano, anche se c'è, non c'è più il motivo, devono urlare. Attento ragazzi, è il motore, dai, vai con la musica, Davide! Adesso segnano lei, però lei è di vestita di viola. Allora, Carlo, facciamo cambiare la pompimara? Andiamo. Allora ragazzi, è fondamentale per tutti. Sì, ma ci mettono un minuto, Carlo. Un minuto, Sul set, sfortunatamente, non è sempre così, non è sempre armonia, amiconi, famiglia e tutto ciò che ci ruota intorno. A volte ci sono delle tensioni. E a volte succede quello che è successo a me quel giorno con il costumista. Il costumista mi aveva portato un abito che io non avevo scelto. Ci mettete un minuto, la cambiate subito. Sì, ragazzi. No, via. No, via, cambiatela, non va bene così. Cambiarla subito. Non è viola. Giuseppe, dai, è viola, fucsia, perché non te la vuoi a cazzo? Beppe non aveva portato l'abito che avevo scelto. Cioè mi ha portato un abito di un colore abbastanza vicino al viola, ma io avevo scelto un abito scuro, un abito nero, perché per me il personaggio della Pompimara doveva essere vestito di scuro. Tra l'altro lei è una bellissima ragazza, scura, con gli occhi scuri. Volevo renderla un po', come dire, dark lady. In quel momento giustamente c'è stato un po' di panico, un po' di tensione, perché la tensione in modo particolare tra il regista e il costumista, perché comunque in quel momento, cioè, il costumista ha secondo me in mente un look di ogni personaggio, e per Pompimara, per il costumista il look era quello. Essere comunque un attimino, voglio dire, limitato dal colore, è normale che crea un attimino di nervosismo e di tensione, e queste sono anche appunto le complicazioni che poi vengono a nascere, perché poi in 5 minuti il costumista ha dovuto comunque trovare un nuovo abbigliamento per questa, per Pompimara, perché alla fine il regista ha deciso che categoricamente e tassativamente la ragazza doveva essere cambiata. Sì. No, scusa, magari a bloccarlo, perché non vorrei mentre ballo scenda. Sì, ti mettiamo dei piccoli pezzettini di biadesivo. Perfetto. Sai che secondo me però è scentrato, sai, dobbiamo girare un po' perché la ripresa è qua e uno è qua. Fare un film è assolutamente un lavoro di gruppo, è come giocare a calcio, cioè esiste una squadra, però il set, diversamente dal calcio, ha un elemento fondamentale. L'elemento della gerarchia, cioè c'è chi comanda e chi obbedisce, e quindi in questo caso il regista è quello che dirige la troupe e porta tutti verso un unico obiettivo. Però se un'idea di un elemento della troupe non coincide con l'idea del regista, quell'elemento della troupe deve, suo malgrado, seguire l'idea del regista. Essendo una persona del sud, ci tengo tantissimo anche ai rapporti interpersonali che ci sono tra le persone che formano una troupe. Vabbè, dai, basta. Andiamo già a divertire, perché stiamo andando in discoteca. Dai! Ma è rimasto sempre Mara il nome? Sì, gliele metti così, beh, e poi dopo. Gliele metti così, poi. Non c'è l'aspiratrice, scusate. No.
la gelosia. Quello che sento dentro è più una malattia. Che non capisco proprio. Non mi guardare così, Andrea. Ragazzi, silenzio, stavo per girare io. Ragazzi, per favore, abbiamo bisogno di silenzio, grazie. Vai con la musica. Fare il DJ è un'emozione fortissima, è bellissima. Facendo il DJ comunque provi delle emozioni, perché comunque dai delle emozioni e hai il riscontro immediato. Il rapporto col pubblico che appunto perdi, tra, che non è più tra il teatro, ce l'hai, nel cinema lo perdi. Un attore ne ha bisogno, secondo me, quindi bene o male il fatto di fare il DJ mi ha ridato quel tipo di emozione che mi mancava. Io sarei un attore, però oggi non giro e quindi mi hanno messo insieme a Chuck, che è quel ragazzo là, le luci, che mettendo più, oh, alzando queste si alzano quelle di fianco ai DJ, guarda, con questo alzi quella lì, vedi? Con questo qua invece alti quelle laggiù in fondo. Faccio così, passo di lì, mi prendo e mi porto via. Fidatevi di Frigione, che è un bimbo! Non le ho mai conservate la macchina fotografica, l'ho fatta a mangiare, appunto, non sono a mangiare, l'ho lasciata incustodita. Beh, io sinceramente, guarda, sono molto dispiaciuto perché, oh, Stefano Salvatti non mi ha fatto fare neanche la comparsa qua! Eppure io qui avrei fatto un figurone con tutte queste donne, sinceramente! Avrei chiamato il film Alba Chiara e Bella! Ciao! Mi è piaciuta? Posso fare di meglio. A parte gli scherzi. Buon weekend. E ci vediamo la settimana prossima. Ciao donne. Alba Chiara, racconto di una generazione, è stato presentato da W910 Walkman Phone, da Sony Ericsson.